Si è tenuto nella splendida cornice della Certosa di Firenze il convegno di Cispel Toscana in merito alle prospettive e ruoli delle aziende pubbliche in una Toscana in evoluzione. La proposta è di una regia regionale che tenga dentro tutti, comuni, province, aziende, associazioni di categoria, per affrontare le sfide che abbiamo davanti e le complessità che abbiamo davanti. E sono tante, stamattina si sono provate a rappresentare, e il tutto per cercare di dare un servizio alla nostra collettività. E al governo diciamo che nella complessità di mettere a terra tutte queste risorse le aziende sono pronte. Le aziende hanno progetti, hanno opportunità, alcuni sono stati finanziati, purtroppo in Toscana molti non sono stati finanziati per una serie di motivi, non per la scarsa qualità dei progetti, e questo ce ne dispiace molto. Evidentemente noi ci auguriamo che nella rivisitazione da parte del governo di queste priorità possano essere riviste le scelte fatte nel passato, perché le aziende sono pronte. Beh, abbiamo tante incertezze e tante sfide davanti legate al sistema europeo, alla crisi energetica, all'aumento delle tariffe e anche alla frammentazione che abbiamo a livello di aziende e di servizi pubblici locali nel nostro territorio regionale. Però di fronte a tutte queste sfide noi dobbiamo essere uniti, avere coraggio e guardare con senso di responsabilità a tutti i nostri cittadini, alle imprese che poi sono gli utenti dei servizi, che si parli di rifiuti, di gas, di acqua, di case popolari, di trasporti pubblici. Noi dobbiamo puntare su un servizio efficiente, di qualità, che sia rapportato ad un sistema tariffario accessibile alle famiglie e alle imprese, in un momento di grande difficoltà economica per le nostre comunità. In apertura il videomessaggio del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Le imprese pubbliche costituiscono un pilastro fondamentale del sistema italiano, sono effettivamente agenti strategici di cambiamento e di sviluppo e in particolare svolgono un ruolo di avanguardia nella trasformazione digitale e nella transizione ambientale. Questo perché dotate di capacità tecniche, capacità innovative che sono veramente fondamentali per rilanciare la competitività del nostro sistema economico, contribuendo in questo modo a promuovere giustizia sociale e sostenibilità. E gli operatori dei servizi pubblici chiedono una regia a cadenza mensile per parlare dei progetti, delle infrastrutture. Il settore delle aziende pubbliche è un settore che copre almeno 4-5 volte i bilanci degli enti locali, perché oggi la gestione ad aziende pubbliche ha portato dall'acqua al gas ai rifiuti, a tutto il mondo della viabilità, dei parcheggi, delle smart city, ad avere un ruolo preponderante. Quindi è indubbio che un livello di coordinamento sulle politiche e sugli investimenti debba esserci.